Sì, buongiorno a te Olivia, ai telespettatori del TGT, siamo all'interno del Maier con una testimonial d'eccezione, Martina Trevisan, a questa nuova inclusione, direttore di questo reparto di psichiatria, adolescenza e pediatria qui al Maier. Facciamo dire però due cose subito alla Martina. Nostra testimonial. Sì, ringrazio Alberto per avermi invitata oggi qua, perché per me è stato un onore partecipare a questa inaugurazione. Sono stata molto felice di esserci e, come ho detto stamani mattina mentre mi vestivo, ero molto più emozionata di quando devo scendere in campo, quindi questo per me vuol dire tanto. Direttore, un reparto che qui mancava dopo il periodo della pandemia, sappiamo quanto sia importante questo comparto qui all'interno del Maier. Sì, è una risposta del Maier a una delle problematiche più forti della nostra società alla luce della pandemia, quindi dobbiamo ai nostri ragazzi il meglio, e qui il Maier ha organizzato un reparto di 12 posti letto, ma anche degli hospital e ambulatori per la psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi è un grande giorno di festa, importante, l'ospedale Maier che non si stanca di migliorare e offrire sempre nuove risposte. Questo nuovo reparto sarà dotato anche di una soft room, una stanza speciale per la decompressione nei momenti di grave crisi. Insomma, un comparto maggiore quindi che fa del Maier sempre una stella importante nel nostro panorama nazionale, direttore, questo. Grazie, grazie. È stato bello perché tutta la comunità dell'ospedale oggi è venuta nonostante il freddo, e quindi da lunedì i nostri giovani pazienti e le pazienti potranno già godere di questa nuova struttura. Grazie direttore. Martina, i tuoi nuovi impegni, allora ci anticipi qualcosa? Sì, i prossimi impegni saranno a Abu Dhabi, partiremo giovedì e dopo abbiamo Doha e poi Dubai e poi partirà il mese americano, quindi di Indian Wells e Miami. Donato Quinto è pronto, insomma. Donato è sempre pronto, salutiamo anche Donato, ma lui è sempre pronto, meno male, fortunatamente. In bocca al lupo allora. Grazie, grazie.